Quella di Peptura è un'avventura in un regno completamente di carta, nello schermo e all'esterno. Questo titolo ci immerge in spazi che sono stati costruiti nel nostro mondo. Per un esempio recente, che tuttavia riguarda solo le ambientazioni, mi viene in mente Phantasian di Mistwalker. Sin dalla prima schermata di questo punta e clicca, si può restare ammaliati di fronte al lavoro svolto dal solo dev di Petums, Thomas Ostafin, che ha lavorato al progetto per 6 anni. Ho provato Peptura tramite una key di Steam ricevuta dallo sviluppatore. Esploriamolo. Lo sforzo creativo dietro a Peptura può ricordare il lavoro dello studio Laika, responsabile di film d'animazione come Coraline e Kubo and the Two Strings. Senza alcun dubbio, l'aspetto più convincente è l'artigianalità del progetto, che traspare da ogni angolo visibile. Osservando una qualsiasi superficie, è possibile notare le increspature nella carta, la sua porosità, le imperfezioni. Per un look unico. Strani rami che sembrano tentacoli, strutture che ricordano cervelli, illuminate da piccoli asteroidi da accendere, tane connesse da ponti e scale, forme che sembrano fiori deperiti. Nella sua brevità, l'universo di Peiptura è strano e affascinante. Un elemento che in particolare viene saltato da questa caratteristica è la luce, che traspare in modo particolare nella materia o vi rimbalza. La musica è curata da Floex e reagisce dinamicamente alla risoluzione degli enigmi o a piccoli cambiamenti nelle zone, risultando di volta in volta enigmatica, portatrice di un senso di scoperta, spesso evocativa. L'avanzamento avviene tramite l'interazione con l'ambiente di gioco dei Pave, che possiamo dirigere per gli scenari con un clic del mouse. Non molto dopo l'inizio, incontreremo il misterioso Tura, che diventerà un preziosissimo alleato. Tra le meccaniche più utilizzate c'è il lancio di oggetti, accessibile cliccando su un'icona che appare al di sopra del protagonista. Questo consentirà di raggiungere meccanismi o colpire nemici. Ben presto viene sbloccato anche un sistema di aiuti, che in qualsiasi momento saranno consultabili per ricevere degli indizi su come proseguire. Prima di vedere queste piccole profezie, però, bisognerà superare un piccolo minigioco onirico, in cui si dovrà muovere un avatar ragnesco, catturando degli insetti senza essere colpiti. La soluzione, aiuti a parte, non è sempre a portata di mano, ma sondando col mouse l'ambiente di gioco sarà possibile vedere con cosa è possibile interagire e procedere lentamente per tentativi, con alcuni enigmi che brillano, altri meno. In ogni caso, resta sempre un piacere poter ammirare le nuove aree che esploreremo e le strutture cartacee create da Petoms. Il tempo per affezionarsi a Peiptura è poco, ma a compensare ci sono le loro animazioni ed espressioni che le caratterizzano. Peccato solo per alcune animazioni di Pape, come quella in cui si gira, che sono un po' legnose. Credo che l'obiettivo dello sviluppatore non fosse creare un universo complesso o spiegato nei minimi dettagli, o avere un gameplay particolarmente profondo, bensì dar vita ad un luogo affascinante che fosse saltato dalla tecnica scelta. In questo, Peiptura può dirsi un successo. Peiptura brilla per la sua artigianale componente visiva. Sull'altro lato della medaglia, il gameplay non è altrettanto memorabile, con enigmi generalmente carini, ma che non restano particolarmente impressi quanto le peculiari architetture e l'aspetto del regno che si esplora. Se cercate titoli dalla presentazione unica, questo minuto mondo di carta creato con cura certosina saprà senza dubbio catturarvi nelle sue pieghe.